Buonasera e benvenuti a un'altra puntata del Tiger Show, una puntata molto interessante. Mi raccomando, seguiteci fino alla fine perché avremo una cosa qui in studio che non abbiamo mai fatto in 2 anni di puntate. Però direi di partire prima da lui. Lui si chiama Lucio Cortinovis e tutta la sua carriera inizia nel 1966, dove partecipa a un concorso canoro per voci nuove a Servino e lui canta un... Lui è Lucio Cortinovis. Buona serata a tutti. Ti accomodi con me qua vicino. Allora, due cose per quanto riguarda Lucio. Allora, Lucio ha iniziato con questo concorso a Servino, cantando la canzone di Adriano Celentano, sì, esatto, del ragazzo della Via Glu. Poi cosa fa lui? Per le prime serate estive cerca di mettere insieme alcuni gruppetti, per le prime serate, quelli locali, senza un pochettino il microfono così, e poi invece negli anni Ottanta prende via inserendo una grande orchestra, giusto? Sì, sì, dal maestro Luigi Trovesi di Nembro, lì ci ho fatto una decina d'anni. Ecco. Dopo questa esperienza, un po' studiando, un po'
un po' vario. Beh, hai studiato anche comunque, no? Sì, chitarra, musica, chitarra e così. E poi, diciamo, poi hai creato un gruppo suo che è Lucio e Anna? Sì, quello è venuto dopo. Sì, no, sta parlando allora, dei vari percorsi. Sono uscito un attimo da questa orchestra e avevo intrapreso un'altra via. Ero andato con un'orchestrina di, come si chiama, di Vallimagna. E da lì ci ho fatto una decina d'anni anche con loro. Poi dopo questo poi si è un po' disfatto un po' la cosa e così. E sono ritornato ancora con Trovesi. Con Trovesi. Lì ci abbiamo fatto un 5 anni, ho conosciuto Anna, che poi dopo quell'esperienza lì abbiamo fatto l'orchestra Lucio e Anna. Ok. Ecco, ma questo continuo cambiamento poi di diciamo così, di orchestre, così. Tu hai sempre avuto il ruolo di cantante, di musicista oppure no? Sì, il ruolo di cantante e anche musicista. Però, ecco, diciamo che con Anna facciamo, magari andiamo in due, in tre, dipende dalle esigenze, perché il mondo della musica è un po' cambiato. Sì. Noi abbiamo sempre fatto musica da ballo, non, sì, sì, non ci certo. siamo mai interessati ad altre cose. E anche con Anna adesso va abbastanza bene, facciamo abbastanza serate in un anno. In un anno, quindi... Sì, o da solo... Ecco, tu adesso hai inciso un pezzo con la Joelin... Sì, sì, che me l'ha dato l'amico Vavassori e Zambolini. Vavassori che ormai ci porterà un po' dei suoi cantanti, Zambolini, Tagelli, sì, 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 Records, sì. E quindi... Sì, perché Vavassori intanto viene anche lui d'estate, se mi serve sì. il tastierista, anche Giorgio, anche Giorgio lui con la chitarra. Quindi quanti anni è che sei nella musica tu, Lucio? Sono vecchio, non te lo dico. Allora, ho cominciato nel 66. Gli artisti sono sempre evergreen. Sempre sul palco, ecco. Ma è cambiato un po' l'approccio del pubblico adesso rispetto alla musica? Sì, totalmente, totalmente, totalmente. Certo, c'è più affluenza. E poi è cambiato anche il discorso musicale. Cioè, al giorno d'oggi si è supportato tanto anche con basi, che mentre fino a una ventina d'anni fa non esistevano. Certo. E dopo sono arrivati un po' tutti, è arrivato tutto il casino che c'è sì, in giro. Giustamente con l'ausilio delle basi, della sì, tecnologia, sì, 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 sì. Diciamo, ne ha risentito anche la musica sì, a questo punto. Un certo limite, non fino di a un più, certo perché... limite, no? Esatto. Quindi, e voi avete un duo, giusto? Voi fate tante sì. serate estive? Sì, e quindi... estive sì, arriviamo anche sulla cinquantina di serate. Certo. C'è una cosa che mi ha fatto, che ho letto un po' di te, che tu frequenti anche i centri sociali, giusto? Sì, ecco, maggior parte anche quelli, sì, perché beh, ormai sono vecchio anch'io. No, no, ma io ho visto vado anche, bene anche lì. No, ho visto anche i giovani partecipare nei centri sociali, sì, non è sì, quello sì, sì. il... Allora, non perché, è un discorso perché di età. Questa scelta di centro sociale? Questa scelta di centro sociale perché allora la gente ti apprezza, perché tu vai a fare musica che piace a loro. Certo. Capito? Riesci a centrare quello che vogliono loro e tu sei il... Non diciamo il beniamino, però sì, sì, certo. piace, ecco. Piace, dove si sì, porta un po' portare piace, un sì. po' di musica. Così. Piace. Ma c'è un pezzo a cui tu sei legato, Lucio? Ma io faccio tutto, un po' tutto, faccio, non so, faccio anche canzoni nuove, sempre quasi su Bagutti però. Su Bagutti, quindi... Sì, perché secondo me è la miglior musica che c'è in giro, come cantante, come tutto. Però dopo si spazia un po' dappertutto, secondo le richieste, si va anche da mamma, per modo di dire. Mamma è ancora in voco come pezzo? Beh, in quei centri sociali lì, sì, alcune volte te le cercano, però adesso vanno molto sul ballo di gruppo. Sì, infatti lì, ho visto, sì. perché sono cambiate anche sì, un sì. po' le tendenze. Perciò della... se fai 3 ore devi fare un tre quarti, allora inizi magari con un po' di tutto. Fai magari begin, fai un po' di rom, fai un po' di tutto, poi vai, fai magari un... la mezz'oretta di liscio e poi passi tutto tutti quei balli lì di gruppo. Certo, ho capito. Lì devi fare almeno un 40 minuti. Buoni, poi terra. Ritorni ancora al liscio, ecco, proprio ma, puro liscio. Però, voglio dire, ma c'è un pezzo dove tu dici, se quando inizio con questo pezzo sono sicuro che la gente viene in pista a ballare su liscio. Ci sono dei pezzi tuoi forti? Dove dici, se inizio con sì, questa sì, gente sì, per sì, forza ci sono, a ballare. Ci sono, perché ci sono delle cumbie adesso fatte sì. molto bene. Ecco, allora tu gli butti una cumbia, riempi subito la pista. È quando quello. Vedi che cala un attimino, gli butti una bella canzone, non so, ti posso fare un esempio, tipo un calice tu amaro. Tu sei un cantante, ma questa dimestichezza col microfono non ce l'hai. Dai, dimmi. Tipo calice amaro, non so, adesso il cielo, le nuvole e così. E poi l'altra lì, l'universo per me, che quello è quello. Ah, quello è molto quello bello. Se vuoi riempire te la pista. Te lo accendi solamente un momentino, l'universo. Ci sono... milioni di stelle, in città 100.000 lanterne, c'è tutta la luce che c'è,
ma sei tu l'universo per me. Ecco, dopo magari gli do magari il timbro un attimino diverso, per cambiare un attimino. E basta, dai. Sì. Ok, dai, allora, Lucio... ti ringrazio per l'invito. Ringrazio te, ci mettiamo un attimo in centro. Voglio fare gli auguri a tutti di Natale. Certo, vieni, dai. E niente. Allora, ovviamente un po' in ritardo, ma sono sempre graditi gli auguri di Natale di Lucio. Lucio e Anna. E Anna dove è? Facciamolo. Anna? E Anna non c'è. Anna, non Anna c'è. Magari la prossima volta. Ecco, dai. Diciamo che la prossima ci fanno un'altra produzione e facciamo con ecco, Anna. Però la produzione di questo CD, diciamolo sì. Bene, come il sì, titolo. Sì, di Giorgio Zambonini. Mini, certo. E l'altro. Gionida, Gelli. Gionida, che bisogna vedere come ci vuole far come chiamare. Come si vuole chiamare Luigi. Come si vuole far Va chiamare. Va bene, allora salutiamo Lucio e entra invece un altro ospite, un importante DJ. Grazie a te. Grazie a te, ciao. Grazie a te. Ciao, ciao. Allora, partiamo subito col tuo pezzo. Okay. Va bene? Che si titola? Io no. Ecco. Io no. Io no. Ma vorrei qualcosa che ancora non so. Dici che forse te ne andrai, ancora non lo sai. E dimmi se sbaglio solo io pensando ancora a te. Di noi.
realtà. Senti Emilio, allora lui ha fatto le prime esperienze collaborando con un organizzatore che si chiama DJ Giorgio Conti, sì, giusto? Presentava. Le tue prime esperienze l'hai fatto da giovanissimo così. Sì, sì, molto. Poi hai lavorato come fonico per grandi cantanti come Viola Valentino, Mal, Vilma Goic e altri cantanti famosi, no? Sì. Giusto. Dopo ti sei preso anche la carriera come attore nei musical. Sì, mi hanno incastrato. Dai, diciamo, ah, ti hanno incastrato? Sì. Che non lo facevi nel mio... Ero il personaggio principale. Di Forza Intelligente, sì, cos'era? Di San Francesco. San Francesco. Sì. Sai che l'ho fatto anch'io quel musical? Sì. Facevo Frate Leone io. Sai perché è una storia? Perché ho fatto parte della compagnia di mia moglie, cercavano un cantante e il mio ruolo è quello di Frate Leone. Allora, senti un po'. E tu adesso fai il DJ, no? Giusto? Faccio karaoke più che fai DJ. Fai il karaoke, sì. Così. Come risponde la gente per quanto riguarda il karaoke? Sul Lago di Garda molto bene. Molto bene, sì, quindi sì, la gente percepisce questa cosa, sì, partecipa? Sì, 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 molto. Beh, il pezzo più quotato del karaoke qual è? Ma non ce n'è uno in particolare. Certo, ho capito. Però sono sempre quelli che girano, però. Oh, appunto, quello dico così. Senti un po', della musica cos'è che ti piace di più? Ma a me generalmente piace tutta la musica, quindi però io preferisco l'italiana. Punto. Sì, 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 sì. Sì, perché così arrivo più diretta? O sì, per... no, anche un gusto mio personale. Sì? Sì, ho capito. E la gente che partecipa ai karaoke? No, qua la fanno un po' di tutto. Ho capito. Sì, sì, dal rock a alcuni anche al liscio, quindi. Ok, sì, sì, ok. Tu hai un sito dove possiamo trovarti? Sì, ho la pagina Instagram, che è DJ Emi, ho la pagina di Facebook. Sì. E poi ho il sito è www.emilio.landi.intervista.com. Come ti trovi con Gigi? Oh, molto bene, molto, molto bene. Bene. Sì, lui sì, è, sì, tu sì. Sei un'altra etichetta, cos'è? Johnny Dagelli, sì. Records, quindi. Sì, esatto. Questo qua sarebbe il tuo primo pezzo. Io sì, no. Ho fatto con lui, sì. Ma questo io no. Ti riconosci un po' in questa canzone o no? Sì, quando l'ho fatta sì, era un periodo della mia vita dove più o meno c'era un po' queste, avvicinava, queste, sì. Si avvicinava. Adesso sì. Invece... No, beh, adesso ormai è passato un po' di tempo, quindi però i ricordi sono sempre quelli. Sempre legati sì. A questa canzone sì, sì, qua sì, di sì. Io no, capito? Esatto. E una cosa, per quanto riguarda le tue serate, è più un discorso che ti vai da solo con la tua strumentazione oppure tu hai un gruppo? No, io se vado da solo con il PC, le casse e i microfoni. Ho capito. Sì, 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 sì. E poi tu fai l'animatore. Sì, esatto. Sì, dopo coinvolgi la gente. Esatto, sì, sì. Poi io faccio parte di un gruppo di animazione che d'estate facciamo sì. In un parco acquatico lì sul Lago di Garda e quindi animiamo. Ah, quindi se vogliamo vederti, venite a trovarci, c'è questo di famoso al lago. Al lago, questo famoso lago acquatico del Garda. Esatto. Non diciamo tu, però dai. Sì, possiamo dire il paese. Ma sì, dai. All'Onato, quindi ce ne sono due, sì. Quello più bello. Ho capito. Senti, ma da piccolino tu pensavi proprio di fare questa cosa qua? No, no. Assolutamente no. No, ci sei trovato dentro così? Allora, io canto da quando ho 4 anni, poi ho avuto un pezzo della mia vita dove ho smesso completamente di cantare, poi... Avevo ripreso con un complesso fino al 96, poi avevo di nuovo staccato e poi adesso negli ultimi 6 o 7 anni ho ripreso alla grande proprio. Ah, quindi tu hai fatto un pochettino come Lucio, che lui continuava a staccare e trovasse, poi evidentemente non ha trovato più il suo stile, le sue esatto. Cose all'interno di questa situazione. Ci mettiamo un attimo in centro per quanto riguarda la tua musica. Dov'è che possiamo trovarti sul sito, Lucio? Allora, è Facebook, come Emilio.Landi, oppure come DJ Emi, e altrimenti sulla pagina di Instagram come DJ.Emi. Ecco, e ti troviamo in qualche altro pezzo da fare insieme a Gigi o no? Vediamo se ne salterà fuori qualcun altro, volentieri. Volentieri? Sì. Tu sei più romantico o più rocchettaro? No, più romantico. Più romantico? Sì, ok. Sì, sì. Se le donne ti chiedo qualche canzone da dedicargli o no? Sì, qualcuna sì. Sì, 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 sì. Quelle che generalmente mi seguono, mi conoscono, mi chiedono, sì. Ok. Hai qualche evento in corso verso no, febbraio? Verso febbraio, sì, ho i miei soliti locali. Sì. Quindi sono venerdì e sabato io suono. Hai dei locali fissi dove sì. Possiamo trovarti? Dove? Sì. E adesso c'è uno a Montirone che è sempre Brescia. Sì. E... Perché tu vieni da Brescia in pratica. Sì, io, sì Lago di Garda, Brescia. Ho Montirone, ho Castenidolo, la Macina. E dopo dove chiamano vado insomma, non ho... Quindi è un artista viaggiante con la sua console e tutto. Troviamo giustamente DJ. DJ Emi. Emi. Allora, grazie DJ Emi. Grazie a te. Okay. Adesso invece dobbiamo preparare tutto perché arriverà un gruppo, una scuola di ballo, la Top Pop, che
Spero che vengano dentro tranquillamente. Venite pure dentro, venite pure dentro. Grazie. Ok, grazie. Allora, sono in tanti oggi, sono in tanti e spostiamo magari anche le attrezzature che possiamo spostare. Venite, dai. Spostiamo le attrezzature? Ecco fatti, gli artefici di questo gruppo sono Oscar e Jessica, stavo pensando. Scusami un attimo. Allora, voi dove siete? Siamo di Milano. Di Milano e avete una scuola di ballo che è? La Topau Dance School. Cosa facciamo vedere oggi ai nostri telespettatori? Facciamo vedere una performance di classico, un mix di video dance e hip hop e poi per finire un passo a due mio e di Jessica, che siamo gli direttori artistici della Topau. E buona, quindi spero bene, allora vi piaccia. Se è pronto il pezzo ci spostiamo un attimo e vediamo. Ok. Quadro magnifico, complimenti a Oscar Serra e Jessica Indiferra. Allora, loro sono direttori artistici da oltre 15 anni, giusto? Sì. E hanno poi fondato la scuola Topau Dance School, nata nel, nel settembre 2016. Cioè, voi vi siete messi in gioco con questa scuola qui, tutte e due? Sì, io ho iniziato come di consueto come allievo, poi come assistente. Dopodiché ho iniziato a insegnare, a muovere i miei primi passi, dopodiché ho aperto una mia realtà
insomma dal 2016 piuttosto strong e bella, si vive appunto di emozioni sincere, una bella più famiglia che scuola, accademia, insegniamo come si deve, però cerchiamo soprattutto di tramandare dei valori che mi sono stati insegnati, quindi in questo caso che cerco di offrire ai nostri quasi 200 allievi, perché comunque siamo una bella realtà. Okay. Abbiamo diverse discipline, dalla danza del ventre al popping, alla break dance, alla video dance, danza classica, propedeutica. Quindi, c'è un insomma, po' per tutti, diciamo così. Sì, dai bimbi scuola. Di 3-4 anni fino ad arrivare anche a adulti di 50-60, anche perché insomma la danza non ha età, finché l'anima ballerina rimane viva è giusto continuare a ballare se ma l'importante poi io dico sempre che gli artisti sono sempre evergreen, sono sempre in gioco, qualsiasi età, sì, tranquillamente sì. Adesso possiamo parlare un po' anche però voi avete avuto anche delle belle partecipazioni e grandi soddisfazioni partecipando a programmi come Striscia la Notizia, quello che ho letto. Sì, esatto, Oscar e la nostra insegnante di video dance Vanessa hanno partecipato all'edizione di Strix Factor, poi abbiamo partecipato anche su Rai 1 ad una piccola esibizione con Alvaro Soler durante sì, la trasmissione Soler, e ultimamente alcuni di loro hanno fatto un nuovo video con la prof del collegio che appunto ha fatto questa nuova canzone, quindi vedrete alcuni di loro all'interno del video. Okay. E noi siamo i protagonisti del video dei Mattia Bazzar, insomma c'è un po' di tutto e di più, sì. Cosa ne avete fatto e cerchiamo così. Sempre di coinvolgere i ragazzi e far sì che loro diciamo si affaccino a quello che poi è il mondo del lavoro all'interno di videoclip piuttosto che all'interno di compagnie di ballo, cortometraggi, film, insomma stiamo entrando man mano grazie alla nostra manager che saluto tantissimo, Serena Baldaccini. Sì. Infatti diciamo che noi siamo abituati a dire questa cosa che porta molta fortuna, ovvero tutti insieme stay star, saluto sì, Serena. Stay star, sì, ho sì. Quindi insomma grazie Serena. A lei siamo entrati in dei canali veramente importanti. Insomma, stiamo lavorando a grossi livelli e ci piace comunque aiutare i nostri ragazzi a crescere e quindi a diffondere la realtà, quella della top out. Infatti, come di per sé, top out significa raggiungere il massimo. Quindi, interessa allora, questo. Queste ragazze qua che sono. Possiamo presentare queste ragazze, magari? Scusa, fai passare il microfono. Okay. Sono Sara, Angelica. Poi passiamo, Melissa, Camilla. I ragazzi dietro, così bene. Facciamo anche non disparo. No, ok, scusate, lui è Fabio. Fabio. Bene. Beatrice. Francesca. Alice. Matteo. Ecco, ma questi ragazzi qua che ti hanno cominciato la tua... Allora, c'è chi mi segue da anche 6-7 anni, chi invece come queste ragazze di classico prima studiavano per un'altra scuola, dopodiché hanno trovato comunque subito sinergia con la scuola, con l'insegnante specialmente. Da quest'anno studiano con noi. Uh-huh. E poi ho anche tanti altri allievi, essendo più piccolini, giustamente ne ho tantissimi, nel senso sia io che lei, perché diciamo siamo le colonne portanti della Top Out. E devo dire che ho tanti allievi che mi seguono e hanno addirittura avuto modo di provare da vicino il percorso da quando io ho iniziato a insegnare fino a quando ho avuto diverse realtà, diverse scuole, mi sono spostato da una scuola all'altra e loro da quando avevano comunque 6 anni, ora ne hanno chi 13, chi 14. E... stanno seguendo questo percorso. Sì, ma sì, la sì. Vostra scuola dove è che si trova poi? A Milano? Si trova a Milano, in zona Bonola, via Bolla 12, e si chiama Top Out Dance School. Possiamo dare anche un numero di cellulare? In modo sì, il 339-158-7772, trovate sito? Il sito www.topout.it, varie pagine Instagram e Facebook, comunque digitando Top Out Dance School vedrete tutte le nostre collaborazioni, tutta la nostra realtà, quindi sul sito ci sono anche dei videoclip dei lavori che abbiamo fatto e anche delle partecipazioni a dei saggi, quindi dei veri e propri balletti rispetto quelli che a... abbiamo visto un po' nelle sì, fotografie che sono passate. Esatto, proprio... esatto. Ma volevo esatto. Chiedere una cosa, cioè, tu fai anche la regia delle coreografie dei tuoi musical oppure ti affidi a qualcun altro? Per dipende, riguarda... dipende, ad esempio per solitamente i direttori artistici siamo io e lei, però abbiamo anche tanti altri insegnanti, vedi, voglio salutare Matteo Menego, tanto ah, sì, siamo, sono pochi ma buoni, io preferisco avere un team di poche persone ma affidabili, quindi Matteo Menego piuttosto che Vanessa Gentile, Stefania Droghetti, Samuele Ofria, che parlare anche un po' lei, del... anche sì, lei sì, sì, perché che... io sono talmente logorroico che andrei avanti ore. Ora. Ma allora, voi nella vostra scuola si inizia come ballerine, giusto così, ma quando tu individui che un ragazzo è più coreografo che ballerino, diciamo così, che ha più una fantasia verso una coreografia,
Allora, tendenzialmente... Ho detto a te, sì. Ma parla lui. No, ormai cioè... si è abituato. Dai, okay. Non ho capito la domanda. La domanda è, ci sono... Allora, la domanda è questa. Allora, ci sono dei ballerini, giusto, che sì. Iniziano e poi hanno tendenze ad avere, a essere più coreografi. Certo. Piuttosto che un allora, io, finito. Ad esempio, avendo un numero veramente esagerato di bambine, fortunatamente a volte non riesco a gestire tutto da sola, quindi Alice è stata la mia assistente, ho delle ragazze che comunque mi aiutano, Giulia e Aurora che mi aiutano con le ecco, bimbe. Questa quindi... è una foto di un musical che avete no, fatto? No, è l'ultimo saggio che abbiamo fatto, questo al Teatro Pime di Milano, e noi abbiamo adesso appena fatto un saggio di Natale questo sabato e facciamo un mini saggettino a Natale, poi a fine anno facciamo proprio uno spettacolo e quindi come dicevo ho tante allieve che comunque si prestano ad aiutarmi, quindi in futuro ovviamente noi non continueremo ad insegnare a vita, quindi lasceremo ma guarda, a loro. Non ha 80 anni la Frazzi. Ah, esatto. Scusate, è direttrice artistica qua di Bergamo, qui nelle nostre zone. Quindi sì, diciamo che per chi fa classico è un po' più semplice, lui che si muove sempre a fare vabbè, i pop è un po' più complicato. Farà le coreografie, scusami un attimino. Questo ragazzo qui, dai. Tu guardi un po' lui per dire voglio diventare come te un giorno, no? Oscar è un grande insegnante, quindi sì. Sì, sì. Quindi lo guardi per sì, vedere sì. Cosa fa lui e poi essere un futuro coreografo all'interno della scuola. Coreografo non lo so, io ho iniziato da pochissimo, quindi spero di diventare proprio come Oscar. Allora, io diciamo, direi questo, lo stato dei ragazzi, stati dei ballerini, hanno investito molto su loro stessi, hanno investito in una scuola portando la Top Out Dance School in avanti e stanno facendo dei bellissimi lavori e l'importante è che siano ragazzi che hanno voglia di mettersi in gioco con la danza, ci ha fatto vedere qualcosa di bellissimo oggi, danza classica, che non è mai stata in questo studio, l'ho apprezzato molto, grazie. A voi. Poi tutti i ragazzi che sono qui. Va bene, grazie, alla prossima con il Tiger Show. Grazie. Molto bello. Vedi, la notte cala sulla città, dorme tutta l'umanità. Strana tranquillità, il mondo di nevrotici.